Gianluca cominciò a giocare a mini basket e vinse anche un trofeo Naismith alla Baldesio sul famoso campo in terra rossa. Poi dopo Ha scelto altre strade. volò verso altri lidi, però giocava con lui Frittoli, Fabrizio, Fritz, i Paloschi e Napolitano, quindi bellissimi ricordi. Ho dei bellissimi ricordi di Gianluca. È un onore e un piacere, Luca. Un abbraccio fortissimo. Ricambio con grande affetto, Grazie, Gaia. È sì. un po' che non ci vediamo, ma Capitato. cercherò di passare a prendere un caffè da te. Non vedo l'ora, guarda, me lo devi firmare. Sì, con Luca siamo stati sia avversari che compagni di squadra. E devo dire che, insomma, gli allenamenti per me, quando dovevo affrontare Luca, erano allenamenti blandi, diciamo. Sì, Non è vero. mi impegnavo neanche più di tanto, ecco, non c'era bisogno, ecco. Lo ringrazio di aver trovato il tempo per partecipare a insomma, questa trasmissione, perché so che è molto impegnato con i suoi tour Canori, e poi adesso insomma fa anche l'attore. Poi tra Ha qualche una... mese c'è Sanremo, Gianluca, chissà Poi magari c'è che Ciro stia Sanremo, preparando quindi una non mi sorpresa. sorprenderei di vederlo a Sanremo. Pietro l'ho incrociato invece da avversario in un Cremonese Sampdoria di Coppa Italia, nel quale lui dice che non ho toccato palla se non una rovesciata che ho fatto dalla Lo scaccio bandierina, d'angolo. assolutamente inutile, che è quella che fu molto apprezzata dal pubblico, ma che lui ritiene fosse assolutamente una cosa neanche da ricordare. Un giorno eravamo alla Juventus, tornammo dopo una trasferta intorno alle 2 del mattino a Torino e allora Luca ci invitò a casa sua a fare una spaghettata, non avevamo mangiato dopo la partita, quindi andiamo a fare questa spaghettata, entriamo e Luca si accorge che erano entrati i ladri in casa sua. Allora aveva le mazze da golf proprio lì a portata di mano all'ingresso e lui davanti, questo per dire come lui comunque, come noi seguissimo Luca. Luca davanti e tutti quanti dietro di Luca con questa mazza per paura di trovare i ladri ancora in casa. Però mandavamo Luca davanti e noi tutti quanti dietro, tutti nella stessa stanza. C'era sempre Luca che comunque si metteva davanti alla lavagna e ci descriveva come avremmo dovuto fare per poter cambiare il risultato di quella partita. E tutti lo ascoltavamo perché comunque diceva delle cose giuste, interessanti, quello che forse l'allenatore non ci diceva e trovavamo in lui una persona preziosa perché così ci spiegava anche cosa avremmo dovuto fare per poter cambiare il risultato. Non è una Pietro, tu sbandierata, è la verità. sei troppo buono. Diciamo che il mio messaggio era abbastanza semplice. Date la palla al vostro centravanti e venite da me. Vedo che c'è la maglia ai colori grigio-rossi. Eh sì, eh sì. Luca si è proprio vestito Red and Grey, peraltro ha sotto Ciro che è in grigio rosso e qui vediamo uno dei gol emblematici di Luca Vialli. Il mio cuore oggi batte ancora molto forte per la Cremonese, così come mi è successo da quando sono andato. La Cremonese è stata la mia prima squadra del cuore, la mia prima partita dal vivo, l'ho vista allo Stadio Zini, ma non mi perdo una partita oramai da tanti mesi. Saluto Fabio e Paolo, che sono degli amici ai quali auguro veramente un campionato straordinario. E faccio i complimenti per quello che stanno già facendo. Negli anni io ho sempre tenuto via tutto quello che era legato a Gianluca. Adesso ho tre figli, e due maschi che anche loro si sono appassionati, per cui anche per loro è il più grande campione di sempre. Devo dire che quando ho visto tutto questo materiale che Matteo è riuscito a mettere insieme e che mi riguarda, mi ha fatto venire voglia veramente di farlo vedere a mia moglie, alle mie figlie, a mio papà, a mia mamma, e credo che questo sia un'emozione per me, ma sarà anche un'emozione per loro. Quindi sono molto molto grato a Matteo, a tutto il suo team, perché credo che abbiano fatto un lavoro
incredibile. Ah, e poi voglio anche ringraziare la provincia perché ha sposato questo progetto, l'ha supportato ed è un'iniziativa benefica. E finisco anche ringraziando tutti i miei compagni, dirigenti, allenatori, amici, familiari e tutti quelli che ho incontrato che mi hanno aiutato, insomma, ad avere successo dal punto di vista professionale. La figurina della Panini, la prima, quella magari condivisa, siccome eravamo in Serie B, con un compagno, quindi non sei... Però io, sai, si cresce con il mito della Panini, io sono cresciuto facendo gli album, mettendoci la colla, che diventavano alti così, poi le pagine si incollavano. Eccola qua, eccola qua, la figurina che citavi tu, ovviamente siamo pronti per mostrarla. Con Mario Nicolini. Quella lì è la cosa che ti fa capire di aver svoltato e di aver finalmente coronato il sogno di diventare un giocatore professionista. E anche poi una cosa che ti puoi spendere con le ragazze, insomma, era sempre un'arma che ci potevamo giocare, soprattutto Ciro, che se no avrebbe fatto molta, molta fatica. Il libro sarà distribuito insieme alla provincia e a un prezzo tra l'altro speciale, perché il prezzo di copertina ufficiale è quello di 20 euro, mentre quello per chi lo comprerà con la provincia è 13,70 euro. E più il prezzo del giornale da sabato in tutte le edicole, ma una parte del ricavato, cioè al netto delle spese, diciamo, delle spese vive, sarà devoluto alla Fondazione Vialli e Mauro. Tutti questi cimeli che ha raccolto sono un patrimonio pazzesco. Ci sono figurine particolari che veramente sono state una sofferenza per poterle avere, addirittura vi ho mandato, ci sono figurine di Gianluca che oggi sul mercato estero vanno addirittura a $1,000. Gianluca cominciò a giocare a minibasket come tutti, perché all'Oratorio Cristo Re, oltre che giocare a calcio, si giocava a minibasket, però lui già giocava a calcio nel cortile via Enrico Toti con Fritz, con Frittoli, fratelli Paloschi, tirando delle pallonate gigantesche contro i garage, e mi ricordo che la nonna di Frittoli disse: non ne possiamo più, adesso devono andare via, fino alle 5 non si può giocare a calcio perché sennò non possiamo dormire. E voglio leggere questa poesia che lui mi ha dedicato il giorno del mio compleanno, e di tanto tempo fa ovviamente. Luca, mi dai il permesso? Sì, però devo dire, dobbiamo dire come cioè l'ho scritta mentre ero seduto sul gabinetto. Allora, io ve la faccio vedere. Comporta ispirazione, anche quello è un ufficio. Ecco qui, cioè, quindi non vi sto dicendo sciocchezze, però non ve la posso dare questa qui. Allora, l'11 febbraio è una data solenne. Oggi l'amico Ciro diventa 28enne. Io sono 10 anni che lo conosco, vi assicuro, è sempre stato un tipo tosto. Alla Juve l'ha voluto mister Marcello, padre e figlio insieme. Sai che bello? Il suo hobby è raccontare barzellette. Noi ridiamo per non tirargli le forchette. Ciro in squadra fa il difensore. Se pensi di superarlo, fai un errore. Lo so, amico mio, che le palle ti sei toccato. Ora facciamo un brindisi e poi vinciamo il campionato. Auguri, Ciro. Beh, complimenti. Scomodiamo anche il CT della Nazionale, Roberto Mancini, benvenuto. Alla foto di quell'abbraccio eravamo io e Luca, ma era come se fossimo noi con tutti gli italiani, perché insomma è stato un momento straordinario. Noi siamo amici da tanti anni, abbiamo vissuto insieme forse i momenti più belli della nostra gioventù, sia come ragazzi che come calciatori. E sul fatto di Luca alla Nazionale è stata un'idea di Gravina, e io ho sposato subito perché insomma mi sembrava una cosa bella, giusta, per quello che Luca aveva fatto per il calcio italiano in generale, per la persona che è Luca. Quindi credo che il presidente abbia avuto un'idea straordinaria a portare Luca come capo, perché Luca sarebbe il nostro capo supremo. E abbiamo un secondo Gianluca Vialli in studio.
Ma questa maschera, che storia, da dove arriva? Cosa, dove l'ha trovata una maschera così? Fa parte di tutti i cimeli che ho. Costava 600 lire questa maschera di carnevale di Gianluca, e effettivamente è meravigliosa. Ho portato random un album di Gianluca quando giocava nella Cremonese. Ho scelto questo perché ha una copertina, a mio avviso, molto bella, con tutte le caricature dei grandi campioni. Qua giocava, ho sbagliato, nella Sampdoria era lui in copertina, anche se con la maglia dell'Italia. Con la maglia della nazionale. Questo invece è un album in cui giocava sia lui che Ferrara nella Juventus, questa però è un'edizione giapponese. Diciamo che non ho ancora completato questo viaggio, cioè nel senso che il viaggio sta continuando, l'ospite indesiderato è sempre con me, ogni tanto un pochino più presente, a volte meno. Io adesso sto facendo un periodo di, chiamiamola, manutenzione, e quindi insomma si va avanti e speriamo che mi possiate sopportare ancora per tanti anni, e grazie per avermelo chiesto. Sono fiducioso e ottimista in questo senso.